Benvenuti, oggi è un'occasione molto importante per noi e abbiamo fatto ospite la fotografa Letizia Battaglia, con noi ci sono anche un altro grande fotografo, Daniele Sperdil, abbiamo sempre più di successo. Adesso lascio un attimo la parola al direttore Carla e poi farò una breve presentazione. Intanto grazie a Letizia Battaglia per essere qui. È un'occasione veramente speciale, sono veramente felice che questo festival inizia con una madrina di eccezione come Letizia Battaglia. Letizia Battaglia, per chi ama l'arte e la fotografia, non ha bisogno di presentazioni, e per di più abbiamo la possibilità di ascoltarla, quindi sarò brevissimo. Desidero solo ricordare l'importante mostra di Letizia Battaglia attualmente in corso, se non sbaglio, a Casa dei Tre Oci a Venezia, una mostra monografica che mi pare di sapere dagli amici veneziani la fotografa ha gradito, è stata realizzata come si deve, e quindi invito prima di tutto, siccome la cultura è fatta di connessioni, ponti e collegamenti, e visto che siete già qua, quindi il Fotofestival ve lo vedete per forza, vi invito anche ad andare a Venezia, alla Giudecca, a visitare la bellissima mostra di monografica su Letizia Battaglia. Di Letizia Battaglia abbiamo delle foto anche noi, in questo momento, da oggi, fino all'8 settembre, nella mostra, nelle mostre che abbiamo dedicato alla città di Brescia e alla donna, alle donne, all'identità femminile, a Santa Giulia. Oggi ufficialmente apre al pubblico il festival, è un'occasione che la città si è abituata a vivere nei mesi diciamo tardi, primaverili e estivi. L'abbiamo rinforzato quest'anno, abbiamo realizzato una dozzina di mostre in città, la Santa Giulia, il MOCA, lo Spazio Contemporanea, la Metropolitana di Brescia. Altrettante mostre sono curate dalle gallerie cittadine. Le librerie stanno allestendo delle vetrine, degli spazi dedicati alla fotografia. Nel nostro piccolo a Santa Giulia abbiamo predisposto un bookshop che in questi mesi credo sia la libreria di fotografia più fornita di Brescia, perché abbiamo più di 250 titoli. Ciò che mi interessa far passare è che questo festival dedicato alla donna si inserisce in un momento decisivo, a mio parere, lo riscontro epidermicamente nell'analisi di un tema che purtroppo è quotidiano nella cronaca nera e anche direi quotidiano nella cronaca economica, perché il tema della donna e dell'identità nel lavoro è altrettanto importante quanto quello nella società. E quindi per fortuna abbiamo deciso, grazie a Renato Corsini che ha proposto questo tema, di affrontarlo con la fotografia. Vi invito quindi a visitare le mostre, a frequentare questi prossimi due giorni e lascio la parola di nuovo a Elena Di Raddo, la professoressa Di Raddo, e ringrazio veramente nuovamente Letizia Battaglia e Gianni Berengo Vernizzi. Scusate, dunque ancora 5 minuti, perché come docente di storia dell'arte contemporanea volevo sottolineare l'importanza anche per noi come università di essere qui, di avere qui appunto Letizia Battaglia e di partecipare anche quest'anno al festival, al Brescia Photo Festival, che ci ha già visti coinvolti lo scorso anno in un
piccolo ma secondo me molto importante progetto espositivo, tra l'altro fatto da un gruppo di giovani, tutte donne, tutte nostre studentesse, sul tema della fotografia e della politica. E questi temi sono certamente al centro anche del lavoro di Letizia Battaglia, che vorrei brevissimamente presentare, anche se non ha bisogno di presentazioni, però ci sono anche gli studenti e Chiave Didattica. Io vorrei spendere due parole per spiegare che è una donna siciliana, tra le prime donne fotoreporter, è stata insignita a New York nell'85 di un prestigioso premio, Eugene Smith, dal nome del celebre fotografo di Life, e nel 2017 il New York Times l'ha citata come una delle 11 donne straordinarie dell'anno. È una donna che dagli anni 70 usa la fotografia come mezzo per indagare e documentare la realtà sociale e politica innanzitutto, ma anche quella più intimamente umana. Tra gli scatti che l'hanno resa famosa ci sono senz'altro i reportage sulla mafia siciliana, crudi, schietti documenti dei fatti che hanno insanguinato la sua città, ma la sua attività non si può circoscrivere a quegli scatti, io credo, e credo anche dalle interviste che ho letto, poi sentiremo dalla sua voce questo aspetto. Bisogna ricordare anche molti ritratti che celebrano i volti, soprattutto di donne, più o meno alle vicine, che mettono in luce la bellezza autentica degli sguardi e del corpo femminile. Mi ha incuriosito molto leggere che ultimamente sta fotografando i corpi delle sue amiche, delle nudi addirittura, delle sue amiche. Nei primi anni 70 comincia a lavorare per il quotidiano L'Ora di Palermo e per l'Agenzia Informazione Fotografica. Non sono molte le donne in quegli anni a fare il suo mestiere. Oltre alle immagini dei diritti di mafia, Letizia Battaglia si sofferma sul contesto sociale in cui povertà, degrado, ignoranza fanno nascere quelle situazioni e quanto sono attuali questi temi. Negli anni Ottanta continua insieme al collega e compagno Franco Zecchin a documentare Palermo e la Sicilia, aprendo anche una galleria, il primo spazio dedicato alla fotografia nel sud Italia. Racconta la realtà che la circonda attraverso i suoi personaggi, i mafiosi certo, durante il maxi processo che ha posto sotto gli occhi di tutti l'inquietante realtà della mafia siciliana, ma anche gli uomini di Stato, i giudici, i politici che hanno cercato di porre un freno a quegli anni di potere mafioso. Il corpus delle sue fotografie sono un vero e proprio archivio della realtà sociale e politica siciliana del secondo Novecento. Negli ultimi anni, tra l'altro, aprendosi anche alle altre esperienze degli altri fotografi siciliani, ha dato vita al Centro Internazionale di Fotografia Palermo, per valorizzare anche appunto l'attività di chi, come lei, anche più giovane, immagino, continua a fare questo percorso. Tra i tanti volti che sono stati indagati dall'obiettivo della sua Leica, ci sono quelli di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Giulio Andreotti, Veruca Orlando, Luciano Liggio, Paolo Borsellini, Pier Santi Mazzarella, Rocco Cinniti, Simona Maffai. Ci sono però anche volti intensissimi di donne sconosciute, che ha incontrato per le strade della città, come il volto sprezzante e orgoglioso della giovane ragazza con il pallone, ritrovata dopo molti anni, oramai adulta, ho letto in un'intervista che mi ha colpito molto, è molto diversa dal ricordo impresso sulla pellicola. Ci sono i volti, ci sono i corpi appunto di donne soprattutto, ma anche di bambini, che danno testimonianza di un momento della loro vita, attimi irripetibili, nello scorrere del tempo che scandisce l'età dell'esistenza. E questo credo che sia una chiave di lettura importante per il suo lavoro. Credo che questo sia per lei la fotografia, ma poi io vorrei appunto chiedere se ho capito bene, se l'ho intuita nel modo giusto, cioè un modo per fissare per sempre i momenti della vita attraverso i fatti e gli sguardi di chi ne è protagonista. Ma adesso siamo ansiosi di sentire da lei, tra poco, con Renato Corsini che la intervisterà, che cosa significa guardare il mondo attraverso un obiettivo fotografico.